Le mutande me le hanno fatte tenere. Ti hanno fatto tenere le mutande? Io gliel'ho chiesto, c'è cazzo. Non hai tolto le mutande, signor Divino? Me le tolgo. Che cazzo del tolgo? Ecco, è il caso. Esattamente. In questo caso dovremmo non riprendere le mutande che ti togli. Ditemi che cazzo devo fare. Devi toglierti le mutande. Devi toglierti le mutande. Però è chiaro che non possiamo riprendere mentre togli le mutande, voglio dire, diventa fidata ai minori. No, no, che cazzo. Ma vengo anch'io, detto. Dove devo mettere i piedi che sei occupato? Stai zitto, no, Giuseppe, stiamo facendo queste serie. Non ti alzare di scatto di fino. Non lo so, di una cosa, che ne so, pure... No, lascia perdere. Non hai portato un cazzo da mangiare, qui abbiamo tutti no, fame. No, io devo stare in... Ma non parlavamo di te, di ah, più. Scusami, ah, la prossima volta te li porto. Solitamente si portano i cornetti, si portano, insomma... Vedi. Domani facciamo la mattina. Va bene. Sì. Ora siamo tutti pronti. Poi... Che tutti quanti pensiate che io sappia già come funzionino le cose. Te lo spieghiamo, quando si viene ricoverati sia amici, soprattutto sia amici dello staff, si portano cornetti, oppure gelati, oppure anche una torta. Nella sala operatoria. Nella sala operatoria, non è che si mangia nella sala operatoria. Ma vedi un po'. Ora siamo pronti? Fra due minuti ci rivediamo. Cic. Questo è pazzo. The economic revolution is made at the table. Grocery shopping equals to voting, and we need to be careful about what we eat for our health and for the sake of the planet. So eating is a political act, and we participate into the resistance at every single bite. We tell stories, we read poetry, we play music, and food becomes an art performance. And in that art performance, we talk about life. We are all food revolution patriots. Sono Attilio Guarini. Le dispiace la telecamera accesa? Ma infatti mi sembra strano, non capisco questa... Cioè, è la prima volta che... Si chiama linfoma. È una malattia di alcune cellule del sangue che si chiamano linfocitiche, quindi stanno dappertutto, in ogni organo e apparato. Queste sono delle cellule che proliferano rapidamente. E quindi i farmaci devono essere antiproliferativi. Sono farmaci pesanti. Che danno effetti collaterali. Con la chemioterapia? È una chemioterapia. Avrai 6 mesi di burrasca, 49 di vento, 59 di vento, sono duri da passare. Però giù la vele, a secco di vele, con una veletta di prua piccola piccola per tenere la rotta e vai. Come starò? Puoi vomitare. Sì, con la chemioterapia puoi vomitare, puoi perdere i capelli, molto probabilmente perderai i capelli. Ma l'obiettivo deve essere arrivare alla meta, arrivare in Grecia. Noi dobbiamo arrivare in Grecia. Anziché remissione completa, con te parliamo di Corfù. Praticamente ci siamo. Sono passati 4 mesi da quando... Per la prima volta mi sono accorto di avere un piccolo gonfiore sul collo. E domani è il grande giorno, cioè domani si inizia con il trattamento. Domani mi mettono il PIC, che è questa cannula che va nella vena,
con una valvola da cui inietteranno il liquido infernale, quello chemioterapico R-CHOP-21. I miei programmi saranno, forse neanche a 24 ore, saranno al momento successivo, o saranno più incentrati sul qui e ora. E quindi in questo momento sono qui e sto bene. Nel prossimo momento non lo so. Fino carissimo, ciao. Metti questo camice. Eccolo qua. Aspetta, Nicola. È il più bello che avevamo, signor Di Fì. Sì, che bel colore che ti ha dato. La distizione. Mi riprendi tu, per favore? Gesù, però togli il dito davanti. E che devo fare, scusa? Riprendi tutto quello che succede. Ah, ma stai riprendendo veramente? Sì. E devo seguire tipo... Tu mi segui per quello che faccio. Tipo la tua ombra, come un innamorato. Connamorato, come sempre. Ma che bella camicia color pelle. Che sesso è, dottoressa? Ragazzi, di fino è femmina. Guarda come si vedono i piedini. No, vedi la faccatina? Capo. Di Fino, sei sotto l'effetto di farmaci. Occhio e silenzio. Che silenzio, adesso andrà, vedrà. Allora, cazzo, riprendi. E sentirai un po' di bruciore, lo sto. Questo è l'anestetico, Sei andata però, questo? Io ci sono. Stai dentro? Non andare. La dottoressa mi ha penetrato. Io ci suono dentro. Di solito lo dico io. Brucia? Brucia un pochettino. Mi sta bruciando? Pensa a una cosa bella. Madonna. Pensa a tutte quelle verdure che cucini, che poi alla fine c'è sempre fame, Cristiano. Cosa stai pensando adesso? Che ti sto facendo male? No, non è quello che sto pensando, quello che sto provando, quello che sto pensando è, ma non potevamo andarcela al mare tipo stamattina? No, un'impepata di cozze. Una bella pepata di cozze a spiaggia. No? Il panzerotto con le cime di rape. Ecco, vedi, i classici. Il panzerotto con le cime di rape è qualcosa che, al di là di quello che ti è successo e di dove sei stato, il panzerotto con la cime di rapa è il collegamento col sé. Il collegamento col sé più profondo. Significa tanto. Io più volte, anche nei momenti difficili della mia vita, mi sono rifugiato in cucina. Adesso incominciano a sporcare tutto, però chi non si sporca in cucina è come quello che non fa mai una stecca con la musica, no? Quanto è bello impastare la pasta, proprio. A me mi ricordo anche quando facevo il muratore, effettivamente, quando ero piccolo. Ah, come vorrei avere in questo momento le mani di mia madre, perché mia madre,
queste ricette della tradizione le imparavi così ad occhio, non sempre si sanno le cose con sicurezza. Anche questa cosa qui non è proprio perfetta, è imperfetta. Non si sa sempre tutto, un po' come la malattia, no, di Nick. Questo lo mettiamo a riposare. Così. Bello. Sono stato la prima persona contattata da Nick in merito a questa sua bella notizia. È stata una sorta di pausa nella musica che però non c'è un simbolo preciso per capire quanto dovevo contare, cioè se è una pausa di una semibreve, una pausa di quanto? Della durata di infinito? E quando finisce o non finisce? Non so se avete presente un po' quelle che sono le camere anecoiche. Le camere anecoiche sono quelle camere dove non c'è proprio quasi, cioè l'assenza totale del suono. E lui in questa situazione qui, me lo immaginavo che stesse fluttuando dentro questa camera, con un silenzio quasi agghiacciante, perché nello stesso tempo, invece di immaginarmi Nick per la sua barbetta incolta da strafigo, per il suo occhialetto hipster, per i suoi capelli sempre pettinati alla grande, per la sua eleganza, ho iniziato a percepire invece proprio il suono dei suoi organi. Sentivo... scusa, no, non ce la faccio a parlare di questa cosa. Scusatemi, perché è vera questa cosa qui. Ovviamente il panzerotto più o meno sarà pronto quando raggiunge un bel colore dorato. E questo, Nick, diciamo che è la mia dedica che ti faccio. Un bel panzerotto dorato è quello che ci vuole per ritrovare il sé più profondo. Stavi dicendo? Che ho appena scoperto questa funzione di WhatsApp che si può chiamare. Che meraviglia è? Fantastica. Amore mio. Ciao. Ciao. Dove stai? Che fai? Sto abbastanza sbattuto perché sono stato penetrato da diversi aghi. Oh. E mi hanno messo il port e quindi... Mi hanno messo questo tubo, un catetere da una vena clavicolare fino al cuore, in cui mi devono iniettare la chemio da domani. Così è fatto, perché dal cuore? Perché dalle vene del braccio non sono riusciti ad entrare. Madonna.
Ho ripreso tutto, anche l'operazione, tutto quanto. Ma dai, veramente? Sì. E perché sta cosa? Perché a un certo punto bisognava capire che cazzo farne di tutto sto dolore, no? Cioè, dagli anche un significato al di là. Vabbè Nico, non, io non ci credo ancora, cioè, ma è inutile che tu mi dici, no, non esiste proprio. Cioè, non ci credo neanche io che è successo a me sta cosa. Che è successo a me in ma questo modo, niente, capito? No, Nico, non sei malato, sei. Ecco, il nome del video è Non è a te. È bellissimo. Non è a te. Meraviglioso. Avere ben presente se stessi. Io dico sempre nelle mie conferenze, un po' scherzando, il massimo che ci può succedere è di morire. E poiché la morte non è una tragedia, cioè noi la chiamiamo come tragedia, ma in realtà è solo un passaggio, una mente cosciente dovrebbe, diciamo, capire il significato di tutto ciò, no? Io sto bene in quanto vivo serenamente gli attimi della mia esistenza, cercando di essere una. Per il brunch di oggi prepariamo plum cake vegetariano, banchok, nettare di pesca. Qual è la ricetta della felicità? Beh, ognuno ha la sua. Io vi posso dare la ricetta di un ottimo plum cake vegetariano. Andiamo a mettere le mani in pasta. Procedo con la preparazione del plum cake. Uova. Sale, olio, sapete cosa vi dico? La felicità si può trovare ovunque. Se la troviamo a tavola, ancora meglio. Il giorno in cui si fa la chemio, il giorno prima e il giorno dopo, non si mangia. Questo perché le cellule vogliono mangiare. Le cellule buone hanno le proprie riserve. Le cellule cattive, invece, appena arriverà il farmaco della chemio, si nutriranno del farmaco della chemio e quindi questo è un metodo per accelerare in qualche modo, se ho capito bene, l'effetto della chemioterapia.
Che cosa dobbiamo fare? Ah, ma stai già ripigliando questa telecamera. Aspetta che... Sto messo bene? Sei sempre bene. Ma sentite, signori, tutto a posto, possiamo un po' parlare? Ci disturbiamo? Non disturbare. Oggi sai che somiglia a Paul Newman e Don Lurio? Non lo so perché. Un misto tra Paul Newman e Don Lurio. Forse è meglio se mi faccio una dormita. Vabbè. Allora Lella mi prepara il pranzo. No, non è vero. Ah sì. No. Allora, no, le uova non sono per me, io non le posso mangiare. Per me c'è. Il pescetto lesso con i cardi. Sorella. È fatto mia sorella, invece Lellina si fa. La frittatina. Cardi, uova. E semi di canapa. Grazie. E sono passati 2 giorni. Primo giorno di chemio, completamente distrutto. Beh, poi all'improvviso mi sono sentito meglio, mi sono guardato un film. Ho dormito tutta la notte, mi sono svegliato la mattina ed è iniziato l'inferno. Ho vomitato in continuazione. Dopodiché mi sono sentito meglio, mi sono alzato all'improvviso, cioè l'up and down rapido. E non so come cazzo farmi la doccia, che è la seconda cosa, perché ho un tappo qua e un tappo sul bacino dove mi hanno infilato un aghetto così per farmi la biopsia midollare. Roba da niente, avrò urlato per non so un quarto d'ora. E, a parte questo, sto bene, sto benissimo. C'è anche compagnia, vedi? Ehi! Fotogenico lì. Tre prova. Ecco a voi Nick Di Fino. Ecco a voi la star, ecco a voi colui il quale è stato dato il nome di star e colui il quale si è costruito il nome di star. Sì, fa il brodo. Come dice, in tutto questo casino arriva una telefonata che mi conferma un appuntamento per il 5 di giugno a Bologna con Cracco. Meglio. Pippo Baudo. Meglio ancora. Gambero Rosso, Sky Channel. Signori miei. State calmi. È il 5 giugno, è il giorno del compleanno di Nicola. Mio. Io. Tuo. Eh sì, fammi pigliare. Però aspetta che mi devo sistemare, la gente che deve dire. Allora, questo individuo qua è il mio infermiere. Pensate voi. Il primo piano. Pensate voi. Come... E tu la cosa. Vai. Via. È una grandissima notizia. Nick Di Fino sta bene, signore. Non. Nah, è più leggera questa qua. C'è una fame pazzesca poi tra l'altro. Ma penso un po' che succede una torta, grazie a Fortunato. Ma dai, stai zitto, non posso mangiare le torte.
No, io le torte non... Vabbè, tipo adesso tu vorresti disperarti, che cosa mangeresti in questo momento? In questo preciso istante? Dipende da quello che c'è. In base allo stato che però, qui... Diciamo, io sono un innamorato della parmigiana di melanzane. Ma proprio... Pensavo chissà quale... No, ma io non sono così esagerato. Cioè, davvero... Parmigiana non è un piatto, è un luogo esistenziale degli affetti. La parmigiana di melanzane, che la gente pensa che sia una cosa di felicità, è una cosa di felicità, ma è la quintessenza del dramma. Tu praticamente conservavi le cose che potevi dare da mangiare al tuo figlio, non le usavi durante la settimana, perché la domenica, che non è il giorno di... del Signore, il giorno in cui ci si comporta da gran signori, si offre il più possibile. In un certo senso tu esorcizzi la fame attraverso la parmigiana, e secondo me questo è il concetto di felicità. Felicità non è essere allegri e spensierati. L'essere umano, ahimè, per una ragione o per l'altra, testa sulla propria pelle i drammi della povertà, la tristezza, la perdita di un amico, la malattia. L'unica cosa che ti può difendere nel dramma è dare qualcosa prima di ricevere qualcosa. Poi, se hai seminato bene, raccogli. E quindi questa è la parmigiana che io faccio per lui, che gli feci in quella telefonata in cui attraversammo il dramma, me lo fece sentire. Però solo attraverso l'umanità di un'amicizia poi uno può far sentire quanto da una persona cara e importante. La sensazione netta quando Nick mi ha chiamato era che lui l'ha pensato che non ce l'avrebbe fatta. E il che è drammatico, perché te lo comunica. Cioè, non ti sta comunicando che è malato, lui ti sta comunicando il rischio di non farcela. Prima ancora di dirsi ce la farà, tu egoisticamente pensi che lui te lo perdi. Poi c'è il passaggio alla cura, che paradossalmente è la cosa più violenta al mondo, perché tu devi combattere con i demoni della paura di guarire e devi combattere con i demoni di questa cura che è ancora più violenta della morte per certi versi, perché toglie il corpo. Cioè, tu per salvarti devi toglierti il corpo. Cioè, l'intervista più dura che ho mai fatto in vita mia. Cioè, è un massacro. Cioè, parlare di sta cosa è la cosa più assurda. E mo me la mangio. Ma che parmigiana è, da? È la parmigiana salentina. Cazzo ridi? La parmigiana è siciliana. Sì, mo la parmigiana è siciliana. Voglio dire napoletana. Ah, sì. Dire napoletana. Ma assaggiala. No. Dai, finisco. Vabbè, fammi assaggiare. Devi assaggiarla. Allora, oggi è il 1° giugno e guardate, i segni del cortisone già si notano.
praticamente ho cominciato la terapia il 20 di maggio e ho mangiato come non ho mai mangiato nella mia vita. Cioè, il cortisone ti fa venire una fame bastarda. Questa qua è quella che rimane dal port. Praticamente io ho sempre un cerotto sopra perché così almeno non lo vedo, mi dimentico. Però nel momento in cui togli il cerotto ti ricordi di quello che ti hanno fatto. Vuoi la cirasa? Sì, dammi una cirasa. Allora, siamo arrivati all'orto botanico, che cos'è che devi fare? Aperitivo. Che cominciamo su. Guarda anche quest'altro pino. Comunque è proprio simpatico. Secondo me è come nei film di Miyazaki, no? Ci sono dei posti magici e quindi quest'albero abbiamo deciso che è quello che se ti stendi sotto ti fa addormentare, come è successo, e ti manda in un altro mondo, nel mondo delle fiabe. Facciamo il risotto alle zucchine e gli mettiamo lo scalogno e pure lo zenzero. Ciao, tu piti, nuova. Ci siamo divino. Se devi fare la cosa, no, fai tempo, allora, dai. Fai tipo che ti no, ritorna di nuovo, diciamo vestito un attimo. No, aspetta, che mi giro adesso. No, vieni qua. Spettacolare, a soli 52 anni. Togli i miei punti, togli. Racconta. Ah, madò. Fai vedere i punti. Come sono belli. Come sono belli. Come sono belli. Come sono belli. Dici, come stai oggi? Racconta la telecamera. Come, oh cazzo. Ho cominciato a perdere i capelli oggi. Eh? Ho cominciato a perdere i capelli. Erano capelli? Beh, questo è... no, tu parla, No, pensavo, è pure comodo una cosa del genere, perché io ho letto un articolo che non ci sono più attori porno, ma non la riprendere, no, ce ne stanno 70 e ce ne sono molto donne. Di meno di attori porno, cari signori, sapete perché? Perché molti non amano la depilazione. Senti, a me fa abbastanza cacare, cioè, voglio dire, scusi, non volevo, neanche quando facevo l'attore porno. No, non mi piace proprio, cioè, perché? Perché la signorina lì di fronte la sta guardando male? Non ci crede al fatto che faceva l'attore porno? Ah, aia. Non crede lei al fatto che faceva l'attore porno? Sì. Sì, come no? Avevamo una compagnia. Ma pure questo ci voleva, stavo a posto. Si chiamavano i Durex. I Durex. Ho fatto vedere com'è bello. Che cosa? Sono praticamente tre qua, giusto? E l'altro sopra. Sono quattro in tutto, uno, due... Vabbè, quelli che insomma, sono. Mi hanno detto che sei in partenza, Diffy, quindi io... No, domani mattina. Domani mattina. Sei pronto? Non sono pronto, mi devo preparare oggi pomeriggio. Psicologicamente? Eh no, devo leggere ancora un sacco di cose a proposito di domani, cioè arrivo alla riunione così a vuoto, cioè... Non è fatto. Ma buona. Cioè, mica possiamo... cioè, fai un bla bla car, arriva qualcuno con la focaccia con le cipolle, no? Non mi dire che è la prima volta. Mm. È d'obbligo per bracare, no?
Guarda che quando io sottoscritto, cioè, ogni viaggio... Focaccia con la cipolla. Non hai letto bene le condizioni d'uso. No. Il tavolo riunioni più bello del mondo è questo qua. Ah, al cenero, riunione. Ci siamo. Ok, la manina, ciao. Nick, ascoltami. Yes. Perché la cucina è centrale, come se fosse questo tavolo. Ci sono quindi banchi di lavoro ai lati. Bene, ai lati della stanza. Cucina, stufa, induzione centrale. Due forni razional, uno in pasticceria e uno in cucina, ed è adattissima per svolgere la didattica e quindi uguale per trasposizioni anche film, cose di questo tipo, registrazioni. Le persone possono lavorare a giro attorno a questo tavolo. Siamo coperti 10 settimane col programma che loro vogliono sparare su tutte le reti Sky come promozione. Avere le 10 puntate su Gamber Rosso, mandarlo on demand e creare una struttura che possa essere più continuativa, perché vogliono un programma vegan, okay, che non c'è. No, io c'ho una persona che mi deve curare tutto quanto, che mi farà i capelli. In che senso ti farà i capelli? Capelli. I cappelli, ah, ok, va bene. Perché domani io mi raso completamente. Okay. Cosa vuoi fare? Una crudaiola. Che c'è cosa? E sei grande. Ci abbiamo il basilico nella piantina. Il signor Basilico in piantina. Io ho questa camicia addosso dalle 8 di questa mattina, ho bruciato sotto le ascelle. Guarda, questo se guarda fortissimo. Sto forse a stare. Questi qua vanno bene. Vabbè, a fare la crudaiola è quello, eh? Questi sono diversi, sono diversi. No, meglio se sono diversi. Meglio se sono diversi. Ma voglia. La salsa è di pomodoro, ma sempre mixata. Non come solo pomodoro. Guardare. Sì, gli dai più senso, più spessore le cose. Ciao il basilico, si dice da mia parte. I pomodori, come dice Nick, devono sempre essere di 3 tipi, perché così si possono assaporare 3 gusti diversi. Ho conosciuto Nick qualche anno fa a Bologna, mi ha fatto l'impressione di una persona libera, che attraverso il cibo sta cercando di scoprire se stesso ed il mondo. Ho saputo della malattia di Nick da una sua telefonata e io sono rimasta di sasso, come si suol dire. A me non piace mai dire lottare contro la malattia, perché la malattia è un'espressione del proprio corpo, quindi pensare di dover lottare contro se stessi, secondo me, è sbagliato. Io penso veramente che la cosa più importante sia imparare a godere di una felicità fatta dalle piccole cose. Sembra una frase assolutamente banale, in realtà nessuno ce l'insegna. Io mi chiamo Paola, non sono Paola. Io lavoro come DJ, non sono una DJ. Io credo che nel momento in cui il nostro corpo ci manda dei segnali molto precisi, sono dei segnali che noi non possiamo non ascoltare, e sono dei segnali che significa innanzitutto riposati, innanzitutto riprenditi in mano la tua vita. Cerca di capire perché questa cosa è successo,
fanne una grande lezione e cerca di trasformarla. Allora in quel momento lavorare diventa profondamente difficile, perché il vero lavoro, il vero mestiere che tu devi fare in quel momento è occuparti di te stesso. E infatti poi lui, in una telefonata di qualche mese dopo, mi disse: mi sento molto meglio adesso di come mi sono mai sentito in tutta la mia vita. Non è che questa ricetta abbia bisogno di chissà quali spiegazioni. Una pasta integrale, semplicissima, di grano duro, pomodorini di tre tipi, si aggiunge del basilico come ho già fatto, poi metteremo una ricotta a base di mandorle, quindi sarà tutto assolutamente privo di ingredienti di origine animale. Lo facciamo dipendere da una parte a 1:30 di notte. Se non funziona lo dobbiamo rifare due volte. Cazzo vuoi? Qua dentro devi vedere. Cioè, capisci? Cioè, guarda. È pazzesco. Ah, basta. Ma pure la barba viene via, cioè i baffi vengono via. Impressionante, davvero impressionante. Ma di che? No, questi vanno passati immediatamente. Se ci avessimo avuto tempo adesso l'avrei fatto. Secondo me ancora li puoi tenere un po'. Che cazzo devi tenere? Hai visto come vengono via? Sì, vengono via, però non è che vengono via se tu stai così e non ti tocchi. No, cadono comunque, è che non li vediamo. Ieri c'avevo la camicia bianca e avevo i capelli qua. E... per questo mi tenevo il cappello, sono andato col cappello tutto il giorno. Ma sta aperto, vabbè. Mado c'è brut. Mamma mia. Ehi, non vi fate mai venire un tumore, che è una cosa... cioè... lasciate perdere. Lasciate non perdere. Ci pensate. Non ci pensate proprio. E poi molliamo gli ormeggi e andiamo a Corfù. E a proposito di alimentazione, quando arriviamo a Corfù facciamo una cosa contro l'alimentazione, ci mangiamo una pita greca, che è il contrario del benessere. Preferisco il pesce. Vuoi fare proprio il... devi vederla positiva, dobbiamo farcela, è dura, stanno guardando ogni vento, però che facciamo? Non ci possiamo permettere il lusso di affondare, dobbiamo navigare in sicurezza, regolare le nostre vele e andare. Sono abituato a fare le canne senza tabacco. È strano. Però dovrei avere la pipa da qualche parte. La pipa. Forse. Quando metterai ordine dentro di te, riuscirai a trovare anche la pipa. Stucare sì. La musica è giustissima.
ce la faccio. Non ce la faccio per me stesso vedermi così, figurati. Uscire. Non lo so. E poi uscirò di casa. Secondo ciclo di chemio, riceviamo la notizia che la diramazione del grandicellule Hodgkin può prendere due strade, o una buona o una cattiva. Adesso indovinate voi quale ha preso. Cazzi, cioè, che si fa? Si utilizzano dei farmaci ancora più potenti che non sono ancora entrati nel protocollo, che hanno degli effetti collaterali non indifferenti e che ovviamente non è che facciano proprio bene. E... allora, ovviamente la mia domanda è stata, dottore, ma io posso lavorare, nel senso che io devo essere in video da girare un programma televisivo di 10 puntate o devo girare 30 puntate di un altro format web e altre 20 puntate di un altro ancora. E lui si è fatto la risata e ha detto, la tua unica preoccupazione in questo momento è guarire, tutto il resto zero. Messo nella stanza Omini, sono qui con una dozzina di Oompa Loompa. Pensavo alle parole di Tiziano Terzani, dice che volersi sottrarre alla morte non è altro che un atto di arroganza, no? Perché miliardi di persone sono morte prima di noi, perché non dovremmo farlo anche noi? C'ha ragione, cioè, perché la morte non dovrebbe appartenerci, no? È uno stadio, fa parte di tutto quanto, per cui questi momenti qua ti fanno pensare che forse molto probabilmente non ti puoi sottrarre, no? L'unica cura che noi stiamo cercando in verità, noi malati, non è la cura alla malattia, ma la cura alla mortalità. Terzani è sempre illuminante su queste cose. C'ha ragione. La cura non esiste, dice lui, ridendo. Oh. Adesso questa fitta non mi permette di parlare bene, per cui faccio una pausa. E riprendo fra un po'. Salutate gli Oompa Loompa nella stanza degli omini. Thank you.
Era come se tutto stesse procedendo in linea con... Sì, tutto in linea, no, tutto sotto controllo, non c'è problema, è tutto ok. E poi quella notizia è stata ovviamente devastante, cioè ha detto me e mo, cioè no, non posso più avere le stesse prospettive che ci avevo. Perché mo? Scusami. Perché questa cosa ha detto che non è una cosa buona e che è, voglio dire, porta delle complicazioni abbastanza difficili da gestire. Capisci? Non è una cosa semplice. Non è possibile che questa storia finisca qua. Ma meno male. Non... Posso abbracciare? Sto abbracciando. Ok. No, non mi far piangere, che ho già pianto tantissimo oggi, per favore. Nessuno ci ha sconfitto qua, nessuno ci ha detto, caro Nittifino, è una battaglia che non vinci, non l'ha detto nessuno, e questa è la realtà, va bene? Ora, debocchiamoci le mani, che stai bene adesso, come ti senti in questo momento? Di merda. Ti abbraccio. Ciao ragazzi, ti voglio bene. Ciao. Anch'io tanto. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Domani, ciao. Ciao. This is the story of my life, the story of my life, this is the story of my life. Cioè non è possibile tutte le volte che ci dobbiamo incontrare nella cucina, io non so, voi siete malati, no, ve lo dico, non è possibile. A me è esagerato, diciamo, no? Io sono esagerato. Ma tu sei sempre esagerato. Eh sì. In tutte le cose che fai sei esagerato. E quindi... Io un po' l'ho lasciato. Questa volta non è stato mio volere, ma... Devo dire... Ciao, Nick. Ti do un bacio grande. Tu stavi dormendo, cioè tu stai dormendo, quindi non riesco a salutarti. Un bacio grandissimo ancora e ci vediamo alla prossima. Oggi mi ha chiamato Anna, mi ha detto che tu sei una specie di cyborg, quindi perché? Non devi avere paura di niente. Ho detto, come stai? Stiamo andando da Mustache perché correrà l'abbigliamento del programma, insomma, di quello che andremo a fare con Gambero Rosso. Qua. E poi mi compare l'uomo, la rappresentazione del sapio sexual, e vediamo i suoi piedi, i piedi di un sapio sexual nel camerino. Vado a Macerata e vado a girare le prime 5 puntate di questo programma per Gambero Rosso, che poi sarà in onda su Sky a partire da ottobre. Giro con Simone Salvini, grandioso chef vegano, stellato, davvero una persona eccezionale, e io, insomma, curerò la parte culturale di questa cosa, penso che imparerò 100 miliardi di robe da Simone, tant'è vero che gli ho già chiesto che voglio fare uno stage di cucina da lui, perché voglio... sono in fase di assorbimento, sono in fase... In effetti è un po' una regressione al bambino, no? Ho bisogno di aiuto, ho bisogno di essere assistito, non ho un pelo addosso, sembro una bambola e ho un bambino e voglio imparare.
Allora, io vedo degli ingredienti sparsi che non saprei come mettere insieme, però tu lo sai. Che spero cos'è? Di sì. Allora, faremo una ricetta abbastanza semplice. Non è necessario avere una cucina professionale o essere dei grandi professionisti come Simone, ma tutto quanto diventa semplice. Ecco, almeno come lo poni tu. No? Ti ringrazio. A Milano dicevamo essenziale, più che semplice. Essenziale. In realtà la semplicità che tu vedi spesso è il risultato di una ricerca che... anni. Sì, in molti casi è così. Però per noi, vedendola qui adesso, in questo momento, ci sembra... Ma lo è. Che 8, 9, 10, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Fare il bianco sulle spalle di Salvini. Sei pronto tu? Invece di fare il buffone. Allora, il buffone dovrei essere io, però tu sei... Allora, tu fai il cuoco. Io faccio il fuoco, tu l'uomo, intervista. L'uomo immagini. E tu intervista. Ammazza che caldo. Non possiamo dire che siamo in inverno o autunno, no? Siamo in autunno. Siamo in autunno. Sono solamente 45 gradi. A questa ricetta sono molto affezionato per diversi motivi. È molto ricca di sostanze nutritive, è molto utile anche per rafforzare il sistema immunitario. E poi c'è un motivo non meno importante. Questa è una ricetta che Nick ha gradito tantissimo perché andava a curarlo. Ha fatto quelle meravigliose trasmissioni insieme a me ed era in una fase molto delicata. Non stava bene, forse pensava anche di essere in grossa difficoltà. Era più stanco del solito. Dovevamo fermarci di tanto in tanto. Lui aveva bisogno di abbassare la testa, chiudersi, abbracciare il proprio busto, rintanarsi. Però io in quelle trasmissioni in realtà ho visto tanta voglia di fare. Era forte, indebolito, ma con uno spirito elevato. E molte persone nel periodo della malattia danno il peggio di sé, si arroccano e i difetti si amplificano. Ce l'hanno col mondo, ce l'hanno col prossimo, si chiudono a riccio. E io penso di appartenere a questo secondo gruppo, non lo so, non mi sento così forte. Il pensiero sta davanti a tutto. E pensare nuovo, pensare sano non è facile, secondo me. Bisogna fare un bel lavoro. Però bisogna iniziare. Perché riflettiamoci. Se ci siamo ammalati, può darsi che dipenda anche da noi. La morte non è la negazione o l'opposto della vita, la morte è l'opposto alla nascita. C'è una nascita e c'è una morte. Secondo gli indiani, se ci sarà morte, ci sarà di nuovo anche una rinascita. E mi piace questa visione, che poi viene ripetuta spesso da Terzani e anche di riflesso da Nick. Ho 48 anni. Si dice che a 50 anni bisogna iniziare a pensare anche a queste cose, non soltanto a pensare all'attività sensoriale, ma iniziare anche a riconnettersi con qualcosa di più importante, insomma, che ci sta sopra. Della morte vorrei parlarne spesso, perché è proprio un omaggio alla vita. Se io mi preoccupo della morte, non è che la richiamo, al contrario, è che so che dovrà arrivare. Io voglio arrivare a quel momento lì dopo aver fatto un bel percorso. Un
bisognerebbe avere del tempo per pensare anche a queste cose, sì. E non toccarsi i testicoli o toccare ferro per scacciarla, non serve a niente, tanto lei arriva, quando arriva, arriva. Però la si può ricevere in tanti modi diversi, insomma. Bene, ti devo raccontare una cosa che tu già sai. Ormai sei diventato un personaggio pubblico. Allora, siamo passati da io non chiedo aiuto, io non mi faccio vedere, alla sovraesposizione. Alla sovraesposizione. Non ti sembra che ti sia arrivata, come dire, una vagonata di amore, di affetto? C'è una roba inimmaginabile. Io avevo paura a farlo e ho detto, ma porca puttana, me, Wes and D, mo faccio proprio un post. Cioè... mi sono proprio commossa quando ho visto quella foto. Le cose che c'è scritto, tutti i commenti, davvero. Ma tu oggi hai fatto la Kenya, vero? Sì, oggi ho fatto la Kenya. Ma poi c'è il 10 agosto. Il 10 agosto, esatto, no, è un manicomio. È davvero manicomio. Sarà un manicomio perché si inizia al tramonto e si finisce all'alba. Io sarò invitata? Assolutamente sì. No, io la voglio fare. Ma poi vedrai che cosa sarà. Cioè, se viene fuori così come ce la siamo pensata, Madonna santa. Che te la stai pensando, stai... No, te lo racconto un'altra volta o non te lo dico proprio, perché devi arrivare là e basta. Vabbè. E non devi sapere tutto quello che c'è. Perfetto. Ok. Allora, il desiderio assoluto è quello di essere felice da fare schifo. È quello, vabbè, io ce l'ho da molto tempo e non sarà certo una malattia di merda per mamma. Quindi... Bravo! Oggi prepariamo una ricetta per il nostro amico Nick. Verdura di stagione, niente di più, asparagi bianchi, veneti, come me. Poi abbiamo gli asparagi verdi, abbiamo il cipollotto, cioè verdura da un po' tutta Italia, le fave. Siamo venuti a sapere che faceva questa festa, siccome non potevamo andare in Puglia quella sera, abbiamo deciso di esserci chiamandolo a fine serata. Abbiamo fatto una videochiamata con il ristorante pieno e con anche dei clienti comunque che lo salutavano dal cellulare. Lui era nel pieno della festa e quindi è stata una cosa divertente perché c'eravamo pur essendo a Milano, insomma.
La felicità sono momenti. Può essere un bel piatto, può essere, non so, delle belle parole di una persona, ma sono momenti. Quando ti capita una cosa del genere, capisci che non bisogna correre troppo, bisogna fermarsi ogni tanto e realizzare quello che abbiamo veramente, cosa stiamo vivendo in quel momento, e quindi sì, bisognerebbe smettere di lavorare, fondamentalmente. Un po' di popcorn qua e là in giro, e voilà. Les jeux sont faits. Interromperla mai fino a quando vai sempre avanti. Ok, nessun uomo è un'isola. E te ne accorgi quando stai di merda. Perché si crea una comunità impensabile. E io c'ho culo. Sono molto fortunato nonostante. E sono anche felice. E non è strano che una persona malata gravemente possa essere felice, perché stranamente è pure così. La morte è l'evento più certo della vita ed è anche il più importante. Ciò nonostante è quello di cui tutti quanti abbiamo paura. Quello che voglio dalla morte oggi è il dono più grande che la morte stessa ci insegna sulla vita. La mancanza di paura. Io voglio morire in pace, con la stessa forza che ho avuto durante la vita. Non voglio che la morte sia invisibile, facendo diventare invisibile anche colui che muore. Si può abbassare un po' i finestrini, no? Eh?
Recupera qua, Lella, recupera. Vai, là. Vai, 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 vai. Doppio giro su Vinci, non ce la farete mai. Vai, vai, gira. Della barca a vela mi piace il suono. Il suono dello scafo che taglia la superficie dell'acqua. Sono passati 2 anni e qualche mese. Sono ingrassato un po'. E anche questo è parte di quello che è successo. Ti cambia dentro, ti cambia fuori, e fuori si vede un po' di più. Quanto tempo ci mettiamo? 18 ore. Tieni la barra, dai. Vai. Lavoro.